Accendere una candela è come accendere la speranza. E i profeti fanno questo. Cos'è la speranza? Beh, è qualcosa che non vedi l'ora di fare qualcosa, non vedi l'ora che qualcosa accada. E nella Bibbia questo termine va tradotto con tre parole diverse, ma noi guardiamo due di queste. La prima si dice Yahal, e vuol dire aspettare qualcosa, come Noè che aspetta che le acque si ritirino. La seconda parola invece, Kavà, viene dalla parola Kav, che vuol dire corda, e dice di una tensione che poi viene liberata. Kavà. Il profeta Isaia diceva che Dio ha piantato una vigna e aspettava frutti, oppure come aspettare la rugiada che dà acqua alla terra. Quindi aspettare o avere delle aspettative. In un momento di grande sofferenza il profeta Isaia diceva: Dio ha nascosto in questo momento la sua faccia da noi, quindi io aspetterò il Signore. Nella Bibbia questa parola ricorre tantissime volte, in tanti luoghi diversi. Per esempio, in questo caso, il profeta dice: io aspetto il Signore e Israele deve aspettare il Signore. La speranza biblica è fondata su una persona. È ben diverso dall'ottimismo. L'ottimismo è guardare le miglior possibilità delle cose che andranno bene. Ma nella vita di tante persone nella Bibbia le cose non vanno bene. Anzi, ci sono tante occasioni per vedere che c'è sofferenza, c'è malore. E come si fa a vivere tutto ciò? Ebbene, nella Bibbia si fa ricordo delle cose che il Signore aveva fatto nel passato, come quando aveva liberato Israele dall'Egitto. E così il passato di Dio dà fondamento per il futuro, la speranza nel futuro. Il passato che dà speranza a me, e adesso, oh Signore, cos'altro posso sperare da te? Perché tu sei la mia speranza. Nel Nuovo Testamento hanno continuato a sperare la vita, morte e risurrezione di Gesù avrebbe dato una risposta alla nostra schiavitù al male. C'è un nuovo termine, elpis, che vuol dire speranza. San Pietro diceva che Gesù è venuto per darci una speranza viva, che ci dà la possibilità di rinascere di nuovo. Anche San Paolo diceva speranza nella gloria. E tutte queste due idee si basano sempre su una persona, sulla vita e risurrezione di Gesù. Questa speranza non era solo per gli uomini, ma gli apostoli dicevano che questa speranza è qualcosa che va per tutto il mondo, per tutto l'universo. Quindi la speranza biblica è vecchia, molto antica, e dice di questo desiderio di cambiare il mondo. Qualcuno potrebbe dire che è pazzia, ma noi siamo convinti. È diverso da fondare la nostra vita sull'ottimismo. Invece è quello di credere che Dio può cambiare anche la nostra vita, così come l'ha cambiata nel passato.